Ciao a tutti, qui Luca di Double Clutch per un nuovo Double Clutch on the Move. Mi sembra assurdo, ne stiamo facendo tantissimi rispetto al solito. In realtà già due, ne abbiamo fatto uno un paio di settimane fa che eravamo a Londra. Adesso siamo qui a Istanbul con Adidas. È veramente già una figata. Non abbiamo ancora visto nulla perché è una città veramente grandissima e ricca di cose da fare e da vedere. Una cosa che abbiamo notato subito è la quantità di campetti da basket che ci sono, che è veramente sterminata. Ce ne sono tantissime e sono molto molto belli, quindi è veramente una gioia. Siamo qua però anche per fare molto altro, andremo a vedere anche degli sneaker store, faremo store check come sempre, ma soprattutto siamo qui per incontrare tre atleti di Adidas Hoops, di Adidas Italia in realtà, che giocano qui a basket, ma avrete già capito chi sono, li vedrete tra un po' e faremo anche degli scatti con loro, quindi siamo veramente super super carichi. La passione. Palazzetto del Fener, direi che non sembra niente male, molto molto grande. Ci torneremo domani a vedere la partita degli uomini, oggi siamo a vedere quella delle donne, quindi la partita di Cecilia Zandalasini. In teoria non è bellissima come partita, perché dovrebbe essere una squadraccia quella, però è tanto che non la vediamo, quindi adesso la vediamo a giocare. La classica colazione turca, tra l'altro, così. Devi solo dei barili, Luca. Sì. La classica colazione turca. Tutto chiaro. All clear. Invece il mio è questo. My skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me, this be the realest thing I ever wrote. Right after talking to Pop, puffing on heavy smoke. Laugh now, cry later. My only dream in life was to rock a mic up in front of you spectators. And rock shell toes, not gators. Show love, not haters. I'm switching over like crossfaders. To a better time and place. Freschino, eh? Aspettiamo se scaldi la media, no? Per la maglietta manche corta, tutto. Vuoi sederti qua? La sua mano non regge. Volevo provare a salire. Mamma mia. Com'era? Ci stiamo lavorando. Allora, più morbido con le dita. Sì, va. Lasciati guidare. Salgo e tiro. Eccolo. Ok, ok, ho capito. Ci siamo, mi ha dato un bello spunto. Direi che... Oh, ci siamo. Sì, ma non devi dirgli tutti i tuoi trucchi, Ceci. C'è la questione interna. Lì? Lì? Sta tutto qua. L'ho preso! Yeah.
la 21, finché non sbaglio. Ah, quindi era per la palla quella? No, no, adesso ti vado io. No, hai avuto la possibilità. 2-0. Primo che arriva 21 vince. Vai. Questa è mia. 3-0. 4-0. 5-0. Che tre stalking. 6-0. 7-0. Come Luca? È più vicino al tiro libero. Però. Questo non è tiro libero. Che non faccio giocare così i tiri liberi, cosa volevo dire sì. Ah! 7-0. Ho il sole contro. Madonna, ragazzi, che pippa allucinante. Tira un'altra volta. C'ho il sole contro. Spostati, allora spostati. Poi lo so, ti diamo anche una cioccolata calda. Molto meglio, risultato molto meglio. 7-0. 9-0. Zaro. Dovrei fare 11. Un canestro più d'effetto se me lì. Ah, lo stai facendo apposta, quindi? È ovvio che lo sto facendo apposta. Ma sempre là, cazzo. Come vai, 3? Oh! 13-3. Oh. 7. 19. C'era però. È quasi, non mi è che non l'hai chiamata però, l'hai chiamata. Con metà punti, 21 e mezzo. Quanto è finita? Con 5 Luca. Non lo so, io mi sembra che sono arrivato a 16, 18. Vabbè, importante è che io sono arrivato oltre 21, pure il resto. Bravo comunque, bella partita. Alla prossima, allenati. It's not religious, so don't ever cross me like a line of scrimmage. It's not a gimmick, every single day I live it. Money don't sleep, got it painted by the minute. Money comes, money goes, but I never lose my flow. I ain't messing with these hoes, I stay messing with my bros. Now you messing with a pro, never stressing all the dough. What's a blessing? Now I know my team winning is for sure. Now I know my team winning is for sure. Cosa dici Luca? Andare in giro, voglio chiederti una cosa. Sì. Siccome mi hanno detto tutti che mi devo tagliare i capelli. No, perché? Fa ricrescere. Anche a me piacerebbe far ricrescere, però mi hanno detto, allora ho detto se c'è tempo, domani mi taglio i capelli. Tu hai un barbiere di fiducia qua, me lo sai dire? Sì, però mi sa che si è spostato. No. Segnale di stile. Il mio room, venire arcadesce me Grey Jack. Che poi non lo posso sapere, però non c'è nessuno. C'è un flow incredibile. Parlava da solo in realtà, non attaccato, ero occupato. Grazie mille. Grazie Gigi. No, grazie a voi, siamo stati super. Okay. Questo lo devo meritare poi. Ciao, ciao. For me, easy. The same of Gigione. Okay, no problem. Okay, great. Kalinic, sì, tutto il team, poi c'ha mega foto con i due italiani, Gigione e Nick. Adesso con me. Beh, il tiro ce l'ho più come Gigi, la difesa più come Nick. Ciao, ci vediamo, eh.